Il MAF fa scuola. Oggi ragazzi andiamo a curiosare nell'ambulatorio medico, andiamo a scoprire un po' gli oggetti strani, come al solito le differenze tra l'ambulatorio di ieri e l'ambulatorio di oggi. E allora eccoci qui nell'ambulatorio medico per vedere appunto le differenze che ci potevano essere tra quello del medico di allora e quello di oggi. Una cosa fondamentale da dire è che il medico di allora, il dottore, era il dottore di paese e quindi si occupava di curare e di guarire tutti i pazienti che aveva nel paese, dal più piccolo al più grande, quindi da quando si nasceva a quando si moriva, diciamo. Cosa succedeva? Che se qualcuno si faceva male, non so, a giocare o nel lavoro, nei campi, a casa, eccetera, non è che si andasse al pronto soccorso o dal medico così a piedi in bicicletta, era lui che appunto veniva e provava a, non so, due punti ce li dava lui, una steccatura se si era fatto male, non so, un braccio o una gamba, e tutto quello che si poteva appunto veniva fatto da lui. Non c'era appunto il pediatra, il geriatra, perché proprio, ripeto, lui si occupava di tutti i pazienti del paese. Addirittura una cosa che è strana per noi oggi è che anche era lui che toglieva i denti con questi strumenti che fanno anche un po' paura, quindi non si andava dal dentista a curare, non so, la carie, l'apparecchio per raddrizzare i denti, ma se un dente faceva male lo toglieva lui. E allora, a proposito di denti, voglio farvi vedere questo cartello un po' particolare. Vedete, compero per soli pochi giorni dentiere vecchie. Quindi si compravano dentiere vecchie, denti vecchi, logori, eccetera, per usarli per rifarne un'altra. Quindi si riciclava e si riutilizzavano anche le dentiere. Pensate un po', a noi adesso fa un po' impressione, però questo veniva fatto. Cosa c'è di diverso tra le siringhe di oggi e le siringhe di ieri? Le siringhe di oggi sono di plastica e si buttano ogni uso, le siringhe di ieri erano di vetro. Erano conservate in scatole di latta di metallo, vedi, che venivano chiuse in questo modo. Ad esempio, questo potrebbe essere un modello, questo è un altro modello, vedi, e questo è un altro modello ancora. Ma perché venivano conservate qui? Il motivo per il quale venivano appunto messe dentro alle scatole di latta o di metallo è semplicemente perché non possiamo noi buttare una siringa di vetro ogni volta che facciamo una puntura, no? È uno spreco che non è possibile farlo. Allora, cosa si faceva? Vedi, tanto vi mostro com'era la siringa e com'era l'ago. Eccola qua. Allora, fatta la puntura, appunto, si smonta, perché non possiamo usare una siringa per una persona e poi riutilizzarla la stessa per un'altra persona. La riponiamo nella scatoletta, chiudiamo e per sterilizzarla la mettiamo a bollire nell'acqua calda. Questo è il modo che si usava appunto per poterla poi riutilizzare per un'altra persona. Fatta appunto la puntura, c'era il batuffolo di cotone che poi veniva riposto e buttato in questo cesto, in questo modo. Mi fermo qui per mostrarvi questa bellissima collezione di scatolette che ci sono qui al museo, scatolette d'epoca che contenevano soprattutto pasticche, spesso per la tosse, ed è bellissimo appunto vedere anche un po' la grafica, no? Il materiale quasi sempre di latta, ci sono anche queste in alluminio che sono veramente belle. Queste confezioni invece che vedete di cartone, di cartoncino, sono quelle che uscivano direttamente dalla farmacia. Vedete, questa è una farmacia di Bologna, questa ad esempio è di Imola, scritta a mano, naturalmente inchiostro e pennino. Questa è del 1954 e che contenevano appunto le medicine fatte e prodotte direttamente dalle farmacie con la ricetta naturalmente del medico, e quindi venivano fatte con il loro
la loro intestazione, ognuna di loro aveva anche una forma diversa di scatola, vedete? Qui invece troviamo una bellissima collezione di bottigliette, appunto sempre delle farmacie, che contenevano naturalmente gli sciroppi e le cose liquide che facevano sempre loro, vedi, in farmacia. Voi sapete bene che non abbiamo inventato tutto noi oggi, naturalmente, no? È successo però che molte delle appunto invenzioni fatte allora noi le abbiamo modificate, migliorate, eccetera. Una invece che noi non abbiamo mai migliorato, mai cambiato perché è così perfetta, è questo tipo di bilancia che appunto serve per pesare le persone e per misurare l'altezza. La ritroviamo ancora oggi in tutti gli ambulatori medici, in tutti i centri sportivi, negli ospedali, il pediatra. Sono sicura che appunto quando andate da lui e che vuole controllare la vostra crescita usa ancora questo tipo di bilancia, ne sono certa. A differenza di quello che vi ho detto riguardo alla bilancia, questo invece è un oggetto inventato tanti anni fa, che però l'abbiamo migliorato man mano venendo avanti con la tecnologia, e questo è semplicemente il nonno del nostro aerosol. Come nasce? A petrolio. Questo contenitore aveva dentro il petrolio. Si accende lo stoppino che serve da fornelletto. Fornelletto per scaldare quest'altro contenitore, vedete che è proprio già usato. Contenitore dove c'era appunto la medicina da dover poi vaporizzare. Questo è un tubicino che serve per la condensa, quindi scaldandosi come quello di oggi, scaldandosi però molto più lentamente naturalmente, perché figurati questa fiammella quanto tempo poteva metterci, scaldava appunto la medicina, e questa, con questa soluzione come quella di oggi, vaporizzava e qui si poteva appunto respirare. Da qui lento, molto lento, eccetera, cosa hanno inventato? Questo è esattamente uguale, vedi? Formula completamente uguale, però elettrica. E qui, poi da qui, sono nati tutti i nuovi che abbiamo fino ad arrivare ad oggi. Mi fermo qui con la storia del dottore. La prossima che vi racconterò sarà il fabbro. A presto!